Morto il tenore Marcello Giordani. Si è spento ad Augusta, Siracusa, il tenore Marcello Giordani di anni 56, colpito nel primo pomeriggio nella giornata del 5 ottobre 2019 da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili tentativi di soccorso, per l'artista non c'è stato nulla da fare. Un infarto fulminante lo ha colpito mentre si trovava nella sua abitazione ad Augusta, nel Siracusano. Giordani lascia una moglie e due figli, immediati soccorsi che hanno tentato di rianimarlo, ma inutilmente. Aveva iniziato la sua carriera nel 1986 a Spoleto con Rigoletto. Giordani solo un mese fa aveva indossato i panni di Calaf nella Turandot di Giacomo Puccini per la regia di Enrico Stinchelli al Teatro Antico di Taormina e al Teatro Greco di Siracusa. Solo l'ultimo di una serie di successi che hanno coronato la sua lunga carriera. Giordani si è esibito nei teatri di tutto il mondo, Londra, Parigi, Berlino, Vienna e San Francisco, solo alcuni dei palcoscenici che lo hanno visto protagonista come Cavaradossi in Tosca o Turiddu in Cavalleria Rusticana. Il team di Globus Television si unisce alla famiglia in questo momento di dolore.